se volete leggere un libro di corsa, questa settimana vi suggerisco Maratoneti. Ciao a tutti, eccoci tornati alla nostra rubrica di consigli di lettura per gli amici runner. Se c'è una cosa positiva in questo periodo, ce ne sono tantissime negative, ma se ce n'è una positiva è che lavorando da casa abbiamo molto più tempo a disposizione. Questo tempo lo possiamo riempire come vogliamo. Qualcuno può cucinare, qualcuno può allungare gli allenamenti qualche chilometro, qualcuno può decidere di leggere un libro. E se volete leggere un libro di corsa, questa settimana vi suggerisco Maratoneti. È scritto da Marco Patucchi. Marco è un giornalista di Repubblica, un giornalista economico e anche il responsabile della Repubblica dei Runner, la sezione dedicata al running di Repubblica. Questo libro, Maratoneti, è stato pubblicato da BC Dalai Editore e conta di circa 180 pagine. È un libro diviso in circa 30 capitoli, quindi ogni capitolo dura poche pagine, circa 5, sono veramente molto molto veloci. È un libro per tutti. Quali sono i pro e quali sono i contro di questo libro? Pro tantissimi, contro veramente pochi. È un libro che suggerisco. È strutturato molto bene, ogni capitolo dura circa 4-5 pagine. Cosa significa questo? Potete dedicare 5-10 minuti alla lettura e abbandonare il libro e riprenderlo magari il giorno dopo o due giorni dopo o addirittura un mese dopo. Non c'è difficoltà a lasciarlo e riprenderlo. Non è un libro per necessariamente per grandi lettori, è un libro per tutti. Inoltre, e soprattutto se siete appassionati di maratona, se ne avete corsa anche solo una nell'arco della vita e vi è capitato di leggere e informarvi rispetto a questa disciplina, troverete tantissime storie interessanti. Sono storie per tutti i palati. Trovate citato Alan Turing. Se conoscete Alan Turing, avete visto The Imitation Game, un film diventato abbastanza famoso qualche anno fa, o se avete un telefono della Apple, potreste sapere che il simbolo della mela morsicata si dice che sia ispirato al modo in cui Alan Turing si sia suicidato. Alan Turing era un ottimo maratoneta, un maratoneta da 2 ore e 46. Potrete leggere la sua storia all'interno di questo libro, potrete leggere raccontata la storia di Baldini, di alcuni maratoneti sudamericani che hanno dovuto correre ed allenarsi quando c'erano dei regimi. Si parla di maratoneti che hanno corso sotto le bombe nella ex Jugoslavia. Ci sono tantissime storie, tutte estremamente interessanti. Quindi è un libro veramente consigliatissimo. Contro, dura troppo poco. Vi posso assicurare che lo divorerete. Secondo me, uno, due giorni, massimo una settimana, il libro l'avrete concluso. Se siete un lettore compulsivo, dovrete passare dopo poco tempo a leggere qualcosa di differente. Quindi, un libro sicuramente consigliatissimo. Come si presenta il libro? Il libro ha una buona rilegatura, quindi una rilegatura di buona qualità. Il prezzo sono 16 euro. È possibile trovarlo anche usato. Lo trovate in ogni store online, in ogni libreria. Non è un libro estremamente conosciuto, quindi se andate in una piccola libreria potrebbe capitare che dovete ordinarlo, ma non credo sia difficile poterlo reperire. A chi lo consiglio? Il libro è consigliato a tutti. Come vi dicevo, se siete un maratoneta o se siete appassionati alla maratona, può essere un buonissimo regalo sia per voi che per altri. Ci sono tantissime, come vi ho già detto, tantissime storie interessanti. Quindi è un libro che consiglio a tutti. Da Abele Bichila a Stefano Baldini, da Charlie Chaplin al matematico Alan Turing, dal desaparecito Miguel Sanchez al primatista mondiale Ele Gebrselassie. Storie di vita e di sport legate da una passione chiamata maratona.
I 42 chilometri e 195 metri della corsa, che da sempre rappresenta la sfida dell'uomo ai propri limiti fisici e psicologici, ma anche l'educazione alla perseveranza nell'allenamento e alla gestione della fatica. La competizione più democratica, quella dei professionisti che gareggiano insieme ai podisti della domenica, sullo stesso asfalto, nello stesso momento, a New York come a Venezia, a Berlino come a Roma. Una democrazia sancita dai numeri. 40.000 i partecipanti all'ultima maratona della Grande Mela, oltre 30.000 gli italiani che ogni anno ne corrono almeno una nel nostro paese o in giro per il mondo. In questa galleria di personaggi, raccontati nel loro doppio percorso agonistico e umano, trovano posto anche le emozioni di tutti i runner sconosciuti che si allenano ogni giorno sulle strade e nei parchi, inseguendo il sogno della maratona o magari, più semplicemente, l'obiettivo di liberare mente e fisico dal peso della quotidianità. Questa è la prefazione, è il riassunto del libro di Marco Patucchi. Come detto, consigliato. Ciao e alla prossima recensione.